qui con noi, non solo oggi ma nelle prossime recite. E intanto a voi un grandissimo in bocca al lupo da parte del teatro. Sì, voglio spendere anch'io due parole per il cast. Intanto Andrea Vincenzo, buon signore, perché sennò può essere arrabbiato con me, perché si chiama Vincenzo. Andrea Vincenzo ha commissionato, abbiamo Mimì, Rodolfo, Musetta e Marcello con Nicola Naim. Allora, questo è un cast, come vi avevo detto prima, ho proprio piacere di spendere due parole per loro, perché come ho piacere di spendere parole per Grenville. Voglio dire, tutto quello che succede in questo teatro lo vivo come un regalo per questo teatro, quindi la possibilità di avere un livello di questo tipo impreziosisce il teatro e impreziosisce me stesso, impreziosisce noi stessi. E come dicevo prima, una commedia umile, da lì la scelta del cast, che non è facile, non è mai facile, e io ho avuto la fortuna di pensare a due compagnie, perché poi sono due compagnie equilibratissime, che potessero rispondere a queste esigenze, le esigenze della regia e le esigenze mie musicali. E io ho sempre pensato che esistano due tipi di categorie, i cantanti e i musicisti, oppure, o meglio, i bravi e anche bravissimi cantanti e gli artisti, e c'è molta differenza. Io ho sempre insistito, ad esempio, a non cantare le note, ma a fare la melodia attraverso le note, e voi me lo confermate quante volte ve lo dico, ma è la stessa cosa che chiedo a un clarinetto in orchestra o a un violino. Quante volte Grenville ha detto la pronuncia, la parola, perché un conto è cantare pensando di fare la melodia, un conto è cantare senza mai perdere di vista la pronuncia della parola, perché la parola pronunciata nel modo giusto crea a sua volta la melodia. E questi sono i cantanti con cui io ho avuto la fortuna di lavorare, perché poi sapete che noi direttori d'orchestra esistiamo di riflesso. Senza un'orchestra muoviamo aria, senza un cantante peggio ancora. Insomma, quindi il nostro lavoro si riflette, e tutti i nostri artisti, e in questo caso quelli presenti, appunto, Nicola Naim, Andrea Vincenzo, Monsignor Sicilia, Mariangela Sicilia, Francesco De Muro e Ruth Iniesta, poi ovviamente Evgeny Stavinsky, Colline, Asmik Torosian, Alessandra Marianelli, Matteo Lippi, Sergio Vitale, Bruno Lazzaretti, spero di non essermela dimenticato nessuno. Ecco, tutti loro hanno sposato la nostra idea e l'hanno fatta loro. Però quando io parlo di artista, dico, voglio che si capisca una cosa che può essere molto banale, ma poi banale sono le cose fatte da quelli grandi, che ce li fanno sembrare facili, no? E poi nulla è facile. L'artista non è quello che esegue quello che gli viene chiesto dal regista o dal direttore d'orchestra, è quello che lo capisce. E qui c'è una grande differenza. Se no si fanno, vi ricordate i Momix, quel gruppo? Ecco, io capisco subito quando uno fa una cosa perché gliela chiedo e basta, e non mi va bene, anche se me la fa benissimo. Io voglio che lui, anche cambiando alcune cose di quello che chiedo, però io voglio che l'artista capisca quello che io, di cui io ho bisogno, e l'artista è quello che poi lo digerisce, lo fa suo su di sé, e poi lo mette in palcoscenico. E tutti questi artisti, devo dire, hanno fatto questo, e per me è la cosa più preziosa che c'è, perché io vedo in loro tradotto una mia idea, una nostra idea, e penso che anche tu puoi confermare.
Ma più che confermare, ma forse anche la differenza tra il direttore d'orchestra e il regista è che io alla fine, come un bravo genitore, mamma forse, devo lasciare la vita del palcoscenico, devo rinunciarlo. Michele resterà una parte del spettacolo, giustamente, e partecipa molto, questo mi aiuta, ci aiuta, è un grandissimo privilegio. Io invece, l'ultima parte del mio lavoro è di essere non necessario, di creare una cosa che è autoindipendente, in cui ha la sua vita. E io posso essere forse orgoglio, eccetera, però non è più la mia. E per questo, infatti, questo succede solo quando tutti che sono coinvolti prendono loro stessi in quella maniera che ha spiegato maestro Mariotti questa cosa. E il più grande momento toccante per me è sempre un momento che amo, perché rappresenta anche per me l'effemera che è il teatro e che è la vita. Però per questo abbiamo veramente una compagnia